Eccoci qua, pronti per un nuovo Cuca Story? Oggi prepariamo una cosa molto molto golosa e anche particolare. Arriva dalla Sardegna e precisamente è una ricetta personalizzata di quelli che sono i ravioli di patate sardi. Escurigiones si chiamano proprio così. Allora, pronti per scrivere la ricetta? Perché la prima cosa è importantissima, è proprio la ricetta. Allora, per fare il ripieno, io vi do la quantità, diciamo che faccio io, ne vengono veramente tanti, però poi se preferite la potete dimezzare. Allora, si parte con 2 kg di patate che dovete lessare, poi sbucciare e schiacciare. Ok? Una volta che le patate sono sbucciate, lessate, schiacciate, le mettete un attimo da parte. Prendete una gran bella cipolla, la tritate finemente e la fate rosolare con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Rosolare, quindi deve diventare appena appena dorata, dopodiché aggiungete un bicchiere d'acqua, circa 250 millilitri di acqua, la fate cuocere ancora un pochino, mettete così giusto un pizzico di sale, dopodiché dovete aggiungere 100 grammi di semola, la semola di grano duro, la semola per fare il semolino, per fare le minestrine, ok? Non confondetela con la semola rimacinata, che quella serve per fare invece, serve per fare la sfoglia. Ok, quindi una volta che fate cuocere e il semolino praticamente si fa in una specie di palla, ecco, si forma, si rassoda un pochino, fate raffreddare il tutto, dopodiché lo mescolate, questa poltiglia che si crea con la cipolla, la mescolate alle patate, ok? Quando tutto è diciamo un po' raffreddato. Lo mescolate alle patate, dopodiché aggiungete un tuorlo d'uovo, mi raccomando che sia freddo questo impasto, un tuorlo d'uovo, 50 grammi di pecorino grattugiato, se è sardo tanto meglio, e un pizzico di sale, o meglio, la quantità di sale necessaria per questa quantità. Io ho messo un cucchiaino bello colmo, ok? Tanto poi dovete provare ad assaggiare, prima di aggiungere l'uovo crudo, il tuorlo d'uovo, provate ad assaggiare l'impasto per verificare se è giusto, insomma, se il sale che avete messo è giusto per il vostro sapore. Aggiungete anche basilico tritato finemente. Mescolate tutto bene con le mani, perché così sentite la consistenza del ripieno e il vostro ripieno è pronto. Poi dovete preparare l'impasto. L'impasto, scusate, dovete preparare la sfoglia per fare appunto i ravioli. Quindi 1 chilo di semola rimacinata di grano duro, 300 grammi di farina zero e circa 800-850 millilitri di acqua. Sale e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fate, insomma, impastate bene con le vostre mani questo, tutto questo e otterrete questa. Eccola qui. La vedete? Oh, noi dobbiamo preparare la sfoglia. E ora vi faccio vedere anche il ripieno che ho già preparato, che è questo. Ok? Perfetto. Dobbiamo adesso preparare la sfoglia. Io la preparo e ritorno a farvi vedere come si fanno i ravioli. Allora, vi faccio vedere gli strumenti che vi servono per preparare la sfoglia. Allora, io ne ho già fatta una, eccola qua. Allora, vi servono delle rotelline, sia liscia per tagliare la pasta quando va messa nella macchinetta e sia zigrinata perché serve per fare il contorno dei ravioli e tagliarli. Allora, la sfoglia non deve essere molto spessa, ma non deve nemmeno essere troppo sottile perché altrimenti si rompe e non regge il ripieno. Guardate, io vi faccio vedere come procedo a fare la mia. Metto una misura 4, metto la misura 4 e la grandezza è questa. Ora vi faccio vedere come esce la mia sfoglia in questo modo, senza rompersi, ok? Così. Vi faccio vedere anche l'altra. Ok, la dovete lavorare un pochino perché la sfoglia non deve essere morbida eccessivamente, ma non deve nemmeno essere
dura, quindi dovete essere bravi voi a capire sia la consistenza che diciamo la sua morbidezza per essere poi riempita. Ora vi faccio vedere come procediamo con il ripieno. Mi metto qui in questo modo, così mi vedete. Allora prendo un mucchiettino di impasto, è lavorabile, di ripieno, è lavorabile. Fate una bella pallina, la posizionate al non proprio al centro, un pochino verso il basso della vostra sfoglia. Ecco, faccio un'altra pallina così. Ecco, la posiziono in basso della sfoglia, dopodiché accompagno il mio lenzuolo per chiudere i ravioli. Li coccolo un po', guardate, li coccolo, mi prendo cura di questi ravioli, bene, bene, in questo modo, schiacciando e facendo uscire, mettendo la nostra mano a cuore, come sto facendo io, praticamente l'aria che si ingloba nel vostro raviolo, nel vostro courgettes, esce. Prendo la rotellina e faccio una bella forma tonda intorno al mio raviolo. Ecco qua. Così la grandezza la stabilite voi, cioè nel senso che valutate voi quanto quanta sfoglia lasciare intorno. Ecco qua, questo, guardate quanto è bello cicciotto, vengono effettivamente grandi, poi decidete voi, ravioli sardi, courgettes sono grandi, decidete voi la loro grandezza. Io poi li posiziono su un vassoio con la farina, li preparo tutti, dopodiché preparo l'acqua per bollirli e anche un sughettino leggero al basilico, e serve quello proprio poi per condirli. Intanto vado avanti, dopodiché vi faccio vedere come vengono cotti con il sughetto e poi vi auguro il buon appetito. Allora, avete concluso la vostra preparazione? Bene, io sì. Ecco qua i miei ravioli che arrivano dal Sarrabus, dal sud-est della Sardegna. Ecco, li ho anche già cucinati con un sughetto al basilico e adesso li vado a gustare. Alla prossima! Hello everyone and welcome back to Cook a Story. Ciao a tutti e bentornati a Cook a Story. Let's cook, cuciniamo. Vediamo cosa prepara Cook Manu. I ravioli sardi, una specialità della Sardegna. Innanzitutto prepara il ripieno, che si dice filling. Vediamo gli ingredienti di questo filling, di questo ripieno. Abbiamo le patate, potatoes, una cipolla, one onion, dell'olio extravergine d'oliva, extra virgin olive oil, un bicchiere d'acqua, a glass of water, del sale, salt, la semola di grano duro. Semola c'ha una parola che assomiglia molto all'italiano, si dice semolina. Un tuorlo d'uovo, il tuorlo si dice yolk. E poi ha messo anche del pecorino grattugiato. Sapete, i formaggi italiani, molti formaggi italiani, non hanno una vera e propria traduzione, come mozzarella, si dice mozzarella cheese. Riportano anche in inglese il loro nome in italiano, aggiungendo la parolina cheese, che vuol dire formaggio. Quindi pecorino si dice pecorino cheese. Se vogliamo indicare che è grattugiato, in inglese diremo grated. Quindi grated pecorino cheese. Poi c'è del basilico tritato, basilico si dice basil, tritato si dice chopped, quindi chopped basil. Quindi questi sono gli ingredienti del ripieno, del filling. E poi prepara Cook Manu la sfoglia, che in inglese ha un nome molto carino, si dice puff pastry. Si prepara con la farina e la semola, quindi flour and semolina, acqua, water, sale, salt e olio, oil. Quindi un bel po' di ingredienti. Questa sfoglia, la puff pastry, non deve essere né troppo spessa
che in inglese si dice thick, né troppo sottile, che in inglese si dice thin. Quindi deve essere una via di mezzo. Ricapitoliamo tutti gli ingredienti velocemente. Per il filling, il ripieno, abbiamo patate, potatoes, cipolla, onion, olio extravergine d'oliva, extra virgin olive oil, acqua, water, sale, salt, semola di grano duro, semolina, tuorlo d'uovo, yolk, pecorino grattugiato, grated pecorino cheese, basilico tritato, chopped basil. Per la sfoglia, che si dice puff pastry, abbiamo farina, flour, semola, semolina, ancora acqua, water, sale, salt e olio, oil. Quindi buon appetito, enjoy your meal e buon divertimento. Have fun. Bye bye.